Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi di Assetto Corsa Competizione. Molto probabilmente avete già visto sul web la notizia o probabilmente sono in ritardo, ma non fa niente, ve ne voglio parlare. È stato aggiornato il roadmap dell'evoluzione del titolo e di come soprattutto sarà distribuito. Sono 6 fasi, appunto, che Cuno Stimulazioni dichiara sul proprio sito ufficiale, in cui ci sarà appunto il 12 settembre prossimo, quindi tra una settimana, la prima uscita, quindi la First Early Access, che avrà un prezzo di 24,99 euro, ragazzi. E ci danno già le prime informazioni di che cosa rilasceranno, ma quello che è interessante appunto è come verrà appunto rilasciato fino alla release 1.0, un pelino diverso rispetto a quello che è stato Assetto Corsa, il suo predecessore, però è interessante perché comunque sono molto onesti nel dichiarare quali saranno eventualmente i costi e quali saranno le date. Iniziamo subito quindi dal 12 settembre, che cosa ci aspetta? Allora, verrà rilasciata la Lamborghini Huracan GT3, il circuito Nürburgring GP. Saranno implementati gli eventi speciali, gli hot lap, i quick race con l'intelligenza artificiale e ci sarà un rating system, quindi un sistema di valutazione per capire la competenza dei tracciati, la consistenza e il controllo dell'auto. Qui mi pare che vogliono veramente creare un titolo, già da quello che sto vedendo, che dia, diciamo, un po' di lezione di guida, perché ho letto anche il resto e mi sembra che sono incentrati su questo. Ed il costo, come dicevo, 24,99 euro, 12 settembre, quindi ritenete questa data qua, save the date, come avevo fatto in un video precedente. Seconda fase, 10 ottobre 2018, release 2, nessun costo aggiuntivo. Verrà rilasciato la Bentley Continental GT3 e il circuito di Misano World Circuit, quello dedicato a Marco Simoncelli, SIC 58. Verranno aggiunte la Super Pole, e questa è una figata mostruosa, il supporto per la realtà virtuale ed un pit stop basico. Nel rating system verranno implementato la valutazione della performance e la vostra valutazione di come sapete stare in pista. Terza release, ragazzi, 14 novembre 2018. Attenzione, qui c'è un prezzo, 34,99 euro. Allora io all'inizio ho detto, ammazza, quanto lo vogliono far pagare? In realtà no, più voi lo comprate più tardi, e questo è quello che ho capito io, ragazzi, poi non lo so, ma penso che, perché altrimenti se faccio il calcolo di tutto, sto gioco costa più di 100 euro, quindi se voi lo comprate il 18 novembre, non soltanto acquisite la terza release dell'Early Access, ma andate a prendere anche quello che avete perso il 12 settembre, più quello che la seconda release, e non andrete più a pagare fino alla release 1.0. Questo è quello che ho capito dalla traduzione maccheronica di Google Translate, ma penso che sia così, perché comunque far pagare un Early Access in 3 tappe a più di 100 euro mi sembra assurdo. Quindi se lo comprate all'inizio vi costa 25, se lo comprate alla terza release, perché è lì che si potrà comprare, 35 euro. E cosa viene implementato? Lo vediamo subito. Verrà rilasciata la BMW M6 GT3, il circuito di Paul Ricard, sarà implementato una prima endurance di 3 o 6 ore, il multiplayer basico, quindi lo buttano giù così, e senza, diciamo, implementazioni particolari, e il pit stop verrà diciamo implementato in modo più avanzato, più dettagliato. Dopodiché arriviamo al 12 dicembre, quarta release, non si paga nulla, è compreso nel primo acquisto della prima release o della terza release. E cosa vanno a implementare? Ferrari 488 GT3. Il circuito sarà Lungaroring e verrà implementato finalmente, ragazzi, lo spectator mod, cioè potete entrare in un server e guardarvi la corsa di un altro, e quindi per chi fa live, commenti come me, è un qualcosa di molto interessante, perché non va a diciamo occupare un posto in pit lane per niente, per nulla. Quindi penso che metteranno anche probabilmente un regista, un qualcosa del genere, speriamo che possano implementare quello che sono le live che facciamo noi youtubers e organizzatori di campionato. Magari ci sarà anche una regia virtuale, ma chi ne sa, chi lo sa, vedremo bene. Per poi arrivare alla quinta release, in cui, vediamo subito,
Il prezzo sarà di 44,99 euro per chi lo compra dalla quinta release ed è prevista il 16 gennaio 2019. Verrà rilasciata la Emil Frey Jaguar G3, che è una bestia pure questa. Il circuito sarà Zolder rilasciato e verrà praticamente implementato di più il multiplayer. E verrà poi, diciamo, affinato tutto quello che è il sistema in generale. Ultima release, quindi il 13 febbraio 2019, e qui non si paga nulla. Viene rilasciata la Honda Acura NSX GT3, il circuito di Monza. Vengono implementati gli eventi speciali in live, questo bisognerebbe approfondire per sapere cos'è, e ancora viene affinato il sistema. Diciamo che vengono a smussare quegli angoli di qualche bug o qualche imperfezione del gioco, magari anche con la comunità che andrà a segnalare come lo fa di consueto. Quindi queste sono le 6 release, le 6 tappe e quello che verrà rilasciato in questo assetto corsa competizione fino ad arrivare alla 1.00. Perché questo qua, ragazzi, è solo la early access, cioè l'accesso anticipato, che poi prima era una pre-alpha e l'hanno fatto vedere. Early access, diciamo che è una specie di beta che tutti provano. E poi cosa succede? Succede che ci sarà un aggiornamento poi in tutta la, diciamo, durata dall'uscita della early access fino all'estate 2019. Ma ovviamente, secondo me, lo fanno uscire, uscirà in versione definitiva come assetto corso dopo un paio di mesi. Però intanto queste sono le tappe. Diciamo che Kunos, secondo me, fa bene a dichiarare quello che sarà il suo roadmap in modo tale da darsi degli imperativi ogni mese di far uscire qualcosa in modo tale che le persone possono, diciamo, ingannare l'attesa prima di poter giocare effettivamente online e fare le gare, gli sport, eccetera, eccetera, e poter gustare questo titolo che secondo me ha tantissimo da raccontare. Ora lo so che vi state chiedendo: Fabri, ma quando è che ci parli di quei 3 schermi lì dietro? Io l'unica cosa che vi posso dire, perché chiuso qui la parentesi della roadmap di Assetto Corsa Competizione, perché insomma la notizia era questa, ma penso che molti di voi lo sapevano già. E per chi mi segue, ragazzi, uno dei prossimi video parlerò sicuramente del triplo screen, perché sì, lo so, chi mi segue mi dice: Fabri, tra triplo screen e realtà virtuale ci avevi detto che è realtà virtuale tutta la vita. Sì, però ci sono altri dettagli che devo assolutamente raccontarvi. Questa sera raccontare è il verbo che mi piace tantissimo. Quindi, ragazzi, io penso di aver fatto un po' il giro, di avervi dato questa notizia su Assetto Corsa Competizione. Ci vediamo prestissimo per un prossimo video. Non vedo l'ora, come penso molti di voi, di testare con mano subito Assetto Corsa Competizione che esce mercoledì prossimo. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito nuovamente in questo mio video. Spero che vi sia piaciuto. Se è il caso, lasciate un pollice in su. Non esitate a lasciarmi un commento qui sotto per condividere con me quello che pensate in merito a questo roadmap. Se non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale perché vi ricordo che è gratuito. Noi ci vediamo alla prossima. Da Fabris è tutto. Ciao!